Mister, ancora una vittoria che non è servita per la matematica, ma per la prestazione di spessore. Vabbè, è servita per avvicinarci alla matematica. Noi sapevamo perfettamente che oggi, come dicevo alla vigilia, il campionato, il calendario non ci sorrideva, quindi sapevamo che i nostri avversari avrebbero avuto un impegno non proibitivo e quindi abbiamo comunque fatto un ulteriore passo in avanti. A questo punto manca solo un punto e speriamo di raccoglierlo ovviamente nelle prossime partite, ma il prima possibile. Le è piaciuta la squadra oggi e cosa le è piaciuto di più eventualmente? Sì, mi è piaciuta perché comunque considerando il terreno di gioco, che la palla veramente sembrava una palla da rugby e quindi era di difficile gestione, ed ovviamente noi su questi terreni possiamo essere penalizzati, la squadra ha voluto il risultato, c'è solo stato quell'attimo di appannamento dopo il 2-0, però insomma diciamo alla quinta partita in 13 giorni può anche essere fisiologico. L'avversario è stato quello che si aspettava? Sì, ci aspettavamo questo tipo di avversario, molto fisico, con 6, anzi 7 giocatori sopra i 1,80 m, molto fisici, e molti scontri fisici, insomma ci aspettavamo una partita muscolare. Noi nel contesto di questa partita comunque siamo riusciti a fare anche dei buoni fraseggi e a creare tante volte presupposti per un punteggio più ampio, però prendiamo 3 punti e ci prepariamo alla prossima. Prossimo avversario sarà l'Avellino. Avversario importante, speriamo di riuscire a centrare il nostro obiettivo già da sabato.